E l'etica sconfina dal punto di vista spirituale, visto che la transizione digitale è stata in maniera trasversale abbracciata praticamente all'unisono da tutte le religioni abramitiche monoteistiche, comprese anche le spiritualità dei popoli nativi, che si sono prestati a questo tipo di esperimento e stanno lentamente annacquando quello che da millenni rappresentano in un processo tipicamente liquido. Il prossimo intervento, per l'appunto, si intitola Spiritualità liquida e lo porta avanti Gloria Germani, filosofa saggista, esegeta di Tiziano Terzani e autrice della Verità della Decrescita. Prego, Germani. Allora, intanto grazie a Maurizio, perché questo convegno è necessario, importante, quindi ringrazio tantissimo per essere qua. Io sono una filosofa un po' anomala, a volte mi piace chiamare ecofilosofa, e dopo una laurea normale mi sono scoperta che esisteva qualcosa che nell'accademia tradizionale viene scartata, che è il pensiero orientale. E mi sono super innamorata, ho studiato quindi l'induismo, il buddismo, Gandhi anche, quando sono imbattuta in particolare in Tiziano Terzani, che ho conosciuto personalmente. E quindi Maurizio mi ha chiesto di parlare di queste visioni spirituali, io chiamo anche visione del mondo, l'induismo, il buddismo, tuttora viventi, anche se siano antichissime, e il loro approccio con questo mondo dell'intelligenza artificiale. Perché in effetti la situazione attualmente è tragica, perché ci sono, come diciamo io, lignaggi millenari, spiritualità, dogmi secolari che sono veramente messi sotto scacco della transizione digitale e in un processo di falsificazione di quello che era il sacro. Quindi in un processo di manipolazione, di appiattimento attraverso gli algoritmi. E questa cosa io l'avevo intuita da tempo e ne ho anche scritto. Ma soprattutto vorrei partire dalla religione, dalla spiritualità dell'Occidente, dal cristianesimo. E la religione più diffusa al mondo e che si professa, non dimentichiamo, la religione superiore. Perché al di là delle aperture che ci sono state con il Concilio Vaticano II, comunque il cristianesimo ritiene che tutte le religioni culminano nella superiore verità di Cristo. E di fatto è dal 2014 che il Papa Bergoglio si dichiara molto inclusivo nei confronti degli sviluppi tecnologici, ha detto che internet può offrire maggiori possibilità di incontro, è una cosa buona, è un dono di Dio. Già dall'esortazione apostolica Evangelis Gaudium, testo ufficiale del 2013, il Papa parla appunto che della bellezza di mescolarsi attraverso internet e come esperienza di fraternità. Da queste premesse così di apertura nei confronti di questo mondo tecnologico si è passati facilmente a dei fatti abbastanza eclatanti. Nel 2018, per esempio, il Papa interviene a Davos, al Forum Economico Mondiale, mandando una lettera direttamente a Schwab e dice proprio: solo attraverso una ferma risoluzione condivisa da tutti gli attori economici possiamo sperare di dare una nuova direzione al destino del nostro mondo. Così anche l'intelligenza artificiale, la robotica e le altre innovazioni tecnologiche devono essere impiegate in modo da contribuire al servizio dell'umanità. E invia le benedizioni divine della saggezza e della forza a Schwab e compagno. Veramente un'affermazione pesante. Nel 2019 il Vaticano ha promosso la conferenza etica e robotica, in cui il professor Zamanni, un famoso economista del Papa, ha parlato sempre a favore della robotizzazione, ma nel 2020 c'è stata sempre in Vaticano il convegno Call for Intelligent Artificial Intelligence Ethics,
dove era presente, oltre a Monsignor Paglia, che è il delegato vaticano, anche il direttore generale della FAO, il presidente della Microsoft, il vicepresidente dell'IBM, tutti, e oltre che la Pisano, che allora era ministro dell'innovazione tecnologica. E poi così andiamo avanti. Sempre c'è stato il Consiglio per il Capitalismo Inclusivo, con il Vaticano, dove c'era Mastercard, Rockefeller, Bishop Pastrolum, e quindi c'è sempre una tendenza della nazione cristiana d'Occidente di accogliere questa modernità, magari indirizzandola questa possibile etica, cosa che io credo l'etica ormai è stata bandita dall'Occidente, perché è chiaro che la ragione economica e la scienza economica non ha niente per vedere con l'etica, e questi appelli sono abbastanza, cascano abbastanza nel vuoto, come succede. Ancora nel febbraio 2020, la giornata mondiale della comunicazione, Papa Francesco di nuovo ha definito l'intelligenza artificiale come un dono di Dio che può portare frutti di bene. Quindi queste affermazioni sono veramente forti. Di seguito tutto il mondo cattolico si è mosso, quindi abbiamo il teologo dell'Università Cattolica, Peyron, che ha scritto un articolo sull'agenda digitale parlando del binomio tra cristianesimo e intelligenza artificiale, che rivelerebbe un nesso attendibile tra fede in Cristo e intelligenza artificiale. La rivista, poi la più antica rivista esistente, la Città Cattolica dei Gesuiti, anche quella ha parlato della praticabilità del umanesimo digitale, e quindi va tutto benissimo. Poi questo fanno da contattare significativi incontri personali del Papa, che nel 2016 ha ricevuto Zuckerberg, quindi è quello che appunto spinge da un traverso, nello stesso anno Tim Cook e la Melinda Gates, poi l'anno scorso Bergoglio riceve anche il magnate di Neuralink e Starlink e Elon Musk. Quindi direi che la religione dell'Occidente si presta a sostenere questo cambiamento antropologico di dimensioni totali. Si piega quindi a questa grande mantra del progresso dell'Agenda 2030 all'insegna, come abbiamo ricordato stamattina, di questo sviluppo sostenibile, anche come se tutti i mega problemi che sta attraversando il mondo oggi, tra l'enorme divario sempre più grande tra super ricchi e poveri, il mega problema del cambiamento climatico, possono essere assorbibili soltanto perché il digitale non è materiale. Non c'è nessuna analisi critica, nessuna riflessione seria, se non quella, secondo me, di imbarcarsi in questa grande barcone, narrazione del progresso che ci guida da oltre 300 anni. Ovviamente grandi intellettuali, a cui io faccio particolare riferimento, come Serge Latouche, hanno invece coniato il termine decrescita proprio per mettere in chiaro che lo sviluppo sostenibile è una fandonia, è messa sbandierata dagli anni Ottanta, che però non ha dato soluzione di nessun tipo, perché questa crescita infinita che guida tutte le agire politiche in tutto il mondo, di destra e di sinistra, senza differenze, è impossibile in un pianeta finito come il nostro. I dati sempre più brutti sul problema climatico lo stanno a dimostrare. E allora io mi domando, perché la spiritualità, dai resti di una tradizione millenaria, la spiritualità dell'Occidente, si è lineata così, ma così senza scrupoli con il sistema tecnologico industriale, perché l'ha abbracciato senza esitazioni? Quindi perché quindi il cristianesimo, diceva con simpatia il padre del metaverso o Klaus Schwab,
La risposta secondo me è abbastanza semplice, però come tutti sanno c'è stata una grande battaglia tra la scienza e il cristianesimo dai tempi di Galileo, no? Quindi per cui si sono battagliati a un certo punto di tempo, perché Galileo non sosteneva della ragione e la Chiesa pure. Poi però siamo arrivati a un gentleman agreement, cioè un accordo tra gentiluomini, e vabbè, il sistema scientifico si è tenuto la verità sul mondo, mentre il cristianesimo si è tenuto la verità su questa presunta eventuale anima. Ma questo accordo era possibile perché ambedue i sistemi, quello scientifico industriale e quello cristiano, hanno due presupposti di base comuni, assolutamente comuni. Il primo è la concezione del tempo lineare, il tempo come progresso, che il cristianesimo, cioè noi abbiamo assolutamente appunto, questa linea retta che ci guida sempre avanti, non possiamo andare avanti, dietro. Ma che altre tradizioni religiose non hanno assolutamente. Il tempo nella maggior parte delle civiltà è sempre stato considerato un tempo ciclico, più vicino ai tempi della natura. Invece il cristianesimo, con l'unigenito figlio di Dio venuto 2023 anni fa e che tornerà magari, segue questa linea del tempo. Niente affatto l'induismo, il buddismo, cioè proprio non ce l'hanno questa linea del tempo. E l'altro punto fondamentale è un enorme antropocentrismo, cioè che l'essere umano ha il dominio sul mondo. Cioè, non è un animale in un grande ecosistema che ci lega tutti, ma come dice Yahweh nella Bibbia, questa vi dà il dominio sul mondo, sugli animali, sulle bestie. E questa concezione quindi porta queste due visioni del mondo, lo scientismo e il cristianesimo, a andare a mettersi fianco a fianco sul podio più alto del progresso, nella certezza di governare il mondo e anche nella maniera migliore, secondo le nuove intenzioni. Ma dico, ma è così? Cioè è così? Loro sono in grado di governare il mondo? Io credo che parto anche da questa certezza, cioè la scienza per eccellenza, la fisica, da Einstein in poi, ma soprattutto da Heisenberg nel 1927, ci dice che la materia non esiste, il tempo e lo spazio concordiato non esistono, e il soggetto, indipendentemente dal contesto, non esiste. Cioè questa è la fisica quantistica, che guarda caso, era molto più simile a quello che hanno sempre detto le tradizioni di pensiero orientali, dal buddismo al taoismo, all'induismo pure, e a molte tradizioni aborigene che avevano una visione molto più ecologica, ecosistemica e olistica della vita, e anche in parte la tradizione mistica cristiana che è stata abolita, hanno mutato tutti, hanno bruciati e via, no? Perché qualche uno c'è anche nella nostra tradizione. Quindi ora che la scienza ha manifestato, io parlo di scienza, mi fa piacere che prima Ferranelli e poi penso anche Petrucci parlerà di questo. La scienza ormai è assolutamente legata a un sistema tecno-industriale, cioè scienza libera io non so, forse non è stata nemmeno ai tempi di Galileo, nemmeno ai tempi, perché anche Cartesio diceva faccio questo nuovo metodo per rendere la vita più comoda per l'uomo, quindi insomma l'atteggiamento strumentale è sempre stato della scienza strumentale, che poi è diventato le conoscenze, anche io le conoscenze. Quindi ora che la scienza ha manifestato tutta la sua potenza nel sistema tecnologico industriale, lanciato con una forza inaudita attraverso verso l'obiettivo del profitto e della crescita, perché ha tirato via anche questi problemi di transumanesimo, dietro c'è una volontà assoluta di far crescere queste aziende, di andare avanti, sempre avanti, questo manca, per cui se no tutto crolla, e quindi al cristianesimo non gli rimane altro che fare la mera ancella della scienza e abbassare. E quindi, perché proprio per sua natura, nella storia degli ultimi secoli, non ha fatto altro. A differenza, mi piace ricordarlo, per quanto, cioè,
altre tradizioni hanno comunque partorito delle figure di stecco che si sono veramente opposte al materialismo e al meccanicismo della scienza occidentale. Qua parlo di Gandhi, che è stato riconosciuto, quando viveva, 350 milioni di indiani, come la grande anima, il Mahatma, no? Come l'ha chiamato. E Gandhi diceva: la mia battaglia non è contro gli inglesi, ma è contro la civiltà moderna che stanno portando in India. Poi diceva, un paio di citazioni da Gandhi, però sempre illuminante: la mia battaglia non è contro, la mia battaglia non è contro l'Italia. La moderna civiltà materialista nasce alla radice da un atteggiamento di massima indulgenza verso se stessi e i propri bisogni. La sua insensata adorazione della materia ha dato origine a una mentalità che guarda al progresso materiale come all'ormai ultima e che ha perso la nozione dei veri fini del vivere. Sono questi il tempo libero di cui parlare nella Shanti. E sempre Gandhi dichiara: la macchina, con una frase che è della metà degli anni 30, quindi con assoluta profeticità, la macchina, diceva lui, oggi diremo la tecnologia, serve solo a far salire pochissimi sulla schiena delle moltitudini. L'impulso che sta dietro a tutto questo non è risparmiare il lavoro per l'amore dell'uomo, ma la verità. Combatto con tutta la mia forza questo atteggiamento. E qua mi faccio un fuoco, io consiglio di maestro Tiziano Terzani, giornalista meraviglioso, fuori dal collo, che ormai ci ha lasciato quasi 20 anni e che aveva un'esperienza di vita straordinaria, aveva passato da 71 a Salinas, aveva visto in prima persona direttamente il comunismo, il capitalismo, il Giappone, la Cina, il dopo Mao, la Cambogia, la Francia. E lui negli anni della maturità arriva a posizioni vicinissime a quelle di Gandhi, attualizzando, cioè diciamo non cambiamo una verità, ma ce lo ripropone veramente in maniera forte. E Tiziano diceva: la scienza in Occidente ha preso il sopravvento e ha preso il posto delle religioni. E infatti, ieri Maurizio faceva vedere un poster, cioè abbiamo un'associazione, ovviamente in America, che sono sempre primi, Terra Noir, è un'associazione che venera l'intelligenza artificiale come il luogo di Dio, capito? Con tanto di riti, tanto di rituali, è pazzesco. E Tiziano diceva questo, no? La scienza in Occidente è stata servita ai grandi interessi economici e messa sull'altare al posto delle religioni. Così lei stessa è diventata l'oppio dei popoli, con quella sua falsa pretesa di sapere prima o poi risolvere tutti i problemi. La scienza è arrivata a tornare la vita, ma non sa dirci che cos'è la vita. La medicina è riuscita a rimandare la morte, ma non sa dirci cosa c'è dopo la morte. Eppure, grazie alla grande fiducia che diamo nella scienza, diamo ormai tutto per scontato. Si crede di sapere e non si sa. Ci si accontenta dunque di non sapere, convinti che presto si saprà. Qualcuno se ne sta certo occupando. La popolazione aumenta, esaurendo le risorse della terra, l'acqua innanzitutto, sicuramente la scienza ha risolto questo problema. Milioni di esseri umani patiscono una fame nel mondo, rimettiamoci la modificazione genetica di certi semi che presto produrranno raccolti miracolosi e magari nuovi liberi di cancro. Viviamo come se questo fosse il solo dei mondi possibili, un mondo che promette sempre una qualche felicità. Però la felicità a cui ci avvicineremo con un progresso fatto sostanzialmente di più istruzione, più benessere e ovviamente più scienza. Alla fine dei conti tutto sembra ridursi a un problema di organizzazione e efficienza. Che illusione, questo lo scriveva nel 2003. Che illusione, veramente questa grande narrazione, la scienza come
sapete, lo vedete tutti i giorni, no? Come organizzazione sempre più specifica, sempre più razionale, sempre che pretende di risolvere problemi, secondo me lamenta. E quindi, e diceva agli studenti che stanno molto a scuola, e questo proprio, cioè questa tendenza di organizzazione tecnologica, lui l'aveva vista chiaramente 20 anni fa e la nutriva. Agli studenti che incontrava per cercare di scuotere dal torpore, diceva: guarda, 5 milioni fa eravamo scimmie, ora siamo diventati uomini, ma in futuro cosa saremo? Tutti scimmie meccaniche, scimmie cibernetiche, tutti i telefonini con il computer addosso, con le lucine ci fanno capire qual è la donna a sposare, magari, e qual è l'amico con cui fare il dialogo. Ma Terzani molto dovrebbe il 5G, l'intelligenza artificiale. Però secondo me questa mattina non abbiamo accennato un'altra cosa, perché queste voci così importanti, se avessero potuto avere accesso veramente all'India, avrebbero potuto portarsi dietro più gente. Perché la gente è molto sveglia, molto, diciamo, sensibilità. È che il sistema mediatico dello spettacolo che insieme è completamente soffitto, assolutamente, è tutto anche quello, tutto affascinato dall'idea del progresso, 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 e non fanno uscire queste voci, persino Sansa, che pure è un giornalista un autorevole, è stato silenziato. Quindi questi sono i temi forti, che forse abbiamo parlato prima di Edur, Castro Gladys, ora parleremo di Kaczynski, se ci fosse la possibilità veramente di un dialogo, se l'informazione fosse veramente l'informazione, ma non è tantissimo, non solo con la materia, molto prima. E niente, vi accenno, poi chiudo, non è che Tiziano non indica una strada, lui la indica, che è un modo di pensare diverso, infatti lui dice, buona rivoluzione, la rivoluzione dentro di noi è il modo di pensare, ma proprio indicava di pensare antico e pur nuovo, che è un po' una confluenza rielaborata, fatta nostra, di buddismo, induismo, vedanta, cioè questa strada che più si accosta più vicina anche ai risultati della fisica quantistica, e questo pensiero del non dualismo, quindi una non divisione tra mente e materia, che poi invece è costituita la scienza moderna, tra ego e mondo, no? Come se noi siamo qua, il mondo qua. E che fa anche pensare al nostro corpo come assolutamente modificabile, geneticamente plasmabile. E chiaramente i padri che ci sono, la Frigio e Carta, oggi la Norvegia, che è molto famoso, che parlano delle assonanze tra fisica quantistica e buddismo, perché queste due correnti si assomigliano molto. Alla base del buddismo ci sono due concezioni fondamentali. L'una è che la natta non esiste un sé, quello io, Gloria, Pieno, Alessia, è un artificio, noi siamo insieme in azioni, cioè è una stazione di pensiero pensare che inizi con la data di nascita, muori con la data di morte o che finisci con la tua pelle, noi siamo, sappiamo le donne, no? Cioè, di più forse, noi siamo insieme di relazioni, madri, figlie, amiche, amanti, mogli, cittadine, compagne, tutto. Quindi questa idea di prendere le cose come autonome, indipendenti, fondamentalmente sbagliata. L'altra legge fondamentale che chiamano il praticcia samuttala, che dice un po' la stessa cosa, è la legge dell'origine condizionata di tutte le cose. Cioè ogni realtà è dipendente da altre, condizionata a sua volta condizione. Cioè è una rete continua, no? Ma sai presente questo? Cioè che c'è questa interconnessione così forte, non solo tra noi umani, ma con tutto il mondo, il sistema, l'ecosfera, le altre persone, gli animali e tutto. È chiaro che abbiamo un atteggiamento molto più non prevaricatore, non dominatore, ma tutta più per mantenere questa armonia di cui facciamo parte, la natura. No? E quindi questa invece, questo pensiero moderno è andato avanti con questo
terzo cigno, che ha dato avanti con l'epopea industriale, ma anche giustificato dal pensiero illuminista. Da questo cavolo del pensiero illuminista, il pensiero moderno, che alla fine non ha base, e che ha privilegiato il pensiero iperrazionale, che oggi si traduce in algoritmi, è iperrazionale, per un taoista, un algoritmo. Cioè, è vero che la Cina ora si inizia e fa meglio di noi, però dopo due o tre secoli di colonialismo hanno detto anche loro, allora ci mettiamo anche noi a competere su questo, dopo aver vissuto anche là. Allora, la pena era un'intenzione sotto vari punti di vista. Per esempio, un'altra autrice molto importante, bravissima, che è Vandana Shiva, chiarisce nel suo ultimo libro, che si chiama Dalla vita alla cura, che il pensiero che sta sotto il deepfake è lo stesso esattamente che sta alla base della scienza moderna e del colonialismo. Cioè non è che sono due pensieri diversi, è esattamente lo stesso. Ed è il pensiero di illusionismo meccanicistico di tradizione baconiana, Francis Bacon, che è di Cartesio. E quindi doppiamente amaro, che per me almeno, che il buddismo, una grande tradizione culturale dell'umanità, che ha fatto dello studio della mente, della meditazione e anche dell'illuminazione, che l'illuminazione non è una cosa così economica. In Asia la gente si illumina, ci sono casi di gente illuminata, no? E quindi anche questa tradizione si è entrata un po' dentro la grande parata della scienza progresso. Infatti c'è stato nell'ottobre 22, si è tenuto tanto per rimanere in Italia, il congresso del Cyber Buddha, dialogo sull'intelligenza artificiale, con il patrocinio dell'Unione Induista Italiana. Buddista, sì, buddista. Però chi parlava? Senti, un filosofo sedicente che diceva che lui era stato trafitto dal libro di Araris Homo Deus, un filosofo di questa stirpe, e altri giornalisti che sono sempre tronfi di stipendi e di successo nella società dello spettacolo, quindi gente. Però di fatto anche il Dalai Lama sicuramente si è prestato a queste cose, sono stata anch'io personalmente presente a un simposio tra Firenze e Pisa, Mind Science of Reality, in cui anche il Dalai Lama, con gli studi sulla mente, è stato preso, gli hanno dato la laurea honoris causa e all'Università di Pisa, studi sulla mente però venivano poi infilati dentro agli studi sui processi quantistici e i processi cerebrali, che però venivano usati per i dipartimenti di ingegneria robotica dell'Università di Pisa e l'Istituto di Biorobotica di Sant'Anna di Pisa, che sono veramente all'avanguardia con questi tipi di studi. Quindi veramente dispiace che una persona, personalità di tale caratura si sia fatta sedurre e adulare dalla scienza occidentale e si sia fatta trascinare, tanto da dire, in un contesto che se forse il Buddha rinasce come Buddha, un'intelligenza artificiale, va bene. Ricordando Tiziano Terzani, che diceva, ma allora alla domanda che fece il figlio nell'ultimo libro Testamento, cos'è questa civiltà moderna? E lui rispondeva, è una scelta andata matta per colpa della comunità.